parte la prima nostra trasmissione, partiamo da Durazzano, siamo in un oleificio che si chiama Grasso Abbatiello, siamo con Francesca Telese che è un po' l'amministratrice e un po' con lei che lo dirige. Sì, salve, buongiorno. L'oleificio nasce da diverse generazioni, noi lo rileviamo qualche anno fa insieme con i membri della famiglia Grasso e da quest'anno parte la nostra avventura da soli in questo ambito. Allora, cominciamo a descrivere il posto. Siamo a Durazzano, ho avuto modo di venire altre volte, siamo in una collina meravigliosa. Che altezza siamo? Non so, a che altezza siamo? 150 metri a livello del mare. Meno male. Bene, è arrivato un'altra persona della famiglia, marito. Suo marito, ma prima lo vedevo operare con un letto, con tutto, insomma, mentre qua si amministra, di là invece si realizza. Fa l'olio. Si realizza. È lui che realizza tutto fare, l'olio, tutto fare. Non è vero. Allora, io al di là di questo entrerei un attimo nel fatto tecnico, che tipo di olio voi producete e qual è la vostra materia prima? Allora, noi produciamo sia olio in conto proprio che olio conto terzi, quindi ci sono gli agricoltori della zona e delle zone limitrofe che conferiscono il prodotto e realizziamo con il loro prodotto l'olio. Poi abbiamo la nostra produzione, ma l'intera procedura segue un controllo rigoroso. Mio marito solo olio molito a freddo, quindi cerchiamo di rispettare i canoni dell'olio extravergine d'oliva, senza far perdere all'olio le caratteristiche tipiche, perché una lavorazione con alte temperature fa andare via quelle che sono le qualità, le caratteristiche del prodotto. Allora, questa azienda a chi vende e dove vende? Vendiamo attraverso il canale diretto, amicizie, conoscenze, passaparola, social, Unci Agroalimentare che ci sponsorizza, ci segue, ci fa da consulenza, ci dà consigli sull'operato. Allora, come vi è venuta l'idea di realizzare una struttura completamente nuova e all'avanguardia secondo i canoni attuali? Allora, un po' le necessità tecniche di questo tipo di lavoro ci hanno costretto a dover realizzare una struttura che fosse in grado di rispondere alle esigenze. Un po' le normative di sicurezza urbanistiche legate alla tipologia di settore hanno fatto sì che realizzassimo tutto ciò che state per vedere. Io a questo punto vorrei andare con te nel ciclo produttivo per far vedere ai nostri telespettatori che come arriva l'olio poi, partiamo dall'olivo, come si arriva per all'olio. Poi andare di là. Allora, tra poco. Ci ha raggiunto il presidente dell'Unci Agroalimentare. Presidente, buongiorno, grazie per il suo intervento e per la disponibilità di Durazzano tutta. Buongiorno a voi, grazie per questa opportunità che diamo a due giovani che hanno intrapreso una strada difficile, lunga, ardua e stanno combattendo con tutta la burocrazia possibile e immaginabile e hanno però riportato due eccellenze nel mondo agricolo. Sono due giovani che attraverso la loro attività stanno cercando di dare quello che è il meglio del territorio. Durazzano è un territorio avvocato a quello che è l'ulivo e da questa pianta loro fanno risorgere quello che è la vita e l'essenziale dell'evo, dell'opportunità. Noi vedremo ora il ciclo produttivo e bravi, bravi, ancora bravi. I complimenti ci sono, scusa il tuo nome? Michele. Michele, allora Michele, ecco finalmente arriva l'ulivo qua. Le olive, vabbè, vengono buttate qua le olive, poi c'è il processo che con il nastro le portiamo nella lavatrice dove vengono lavate e poi diciamo se possiamo... Andiamo per gradi, quindi arrivano... Vengono messe lì dentro le olive, con un nastro trasportatore vengono all'interno della lavatrice, dove possiamo far vedere anche un po' il... Sono un po' piene di foglie, gli agricoltori con il tempo purtroppo non hanno avuto molto tempo per pulirle, quindi...
vengono lavate. Da qui vengono lavate e poi vengono passate direttamente nel francitore, in quest'altro macchinario dove praticamente viene tritata l'oliva e poi da qui praticamente resta ancora lì. Quindi da questa vasca? Sì, questa è la vasca dove viene frantumato l'oliva. Prima c'era il procedimento con le pietre, ora c'è il frantumatore che viene fatta a pasta. Poi da qui viene trasferita nelle cremole. Diciamo qui sta a una temperatura di 30-32 gradi per circa. Quindi è un procedimento a freddo? Sì, a freddo, assolutamente a freddo. Una 35-40 minuti, qui restano a gremolare. Qui si avviene la separazione delle particelle dell'olio dall'acqua e dalla salsa. Poi da qui praticamente facciamo un altro passaggio e arriva nel decanter, che con forza centrifuga praticamente, se andiamo dall'altra parte si vede. Ecco qua. Qua avviene la separazione acqua, olio e stanza che cade. Che va dall'altro. Quindi a questo punto qua abbiamo l'olio extravergine. Qua abbiamo l'olio extravergine. Lavorazione a freddo 28-29 gradi massimo di temperatura. Senti. Da qui praticamente c'è l'ultimo passaggio dove viene. Al separatore, dove questo separa diciamo i sedimenti dell'olio, l'acqua e quant'altro. E quindi abbiamo l'extravergine. E qui abbiamo l'extravergine. Extravergine non ha nulla a che vedere con la Tunisia, con i paesi. No, ci sono che praticamente. Bravi. No, dalla tipologia d'oliva che da tutti i vari passaggi che si fanno. Complimenti. Grazie. Siamo col dottor Pasquale Crispino, consigliere nazionale ordine degli agronomi. Un suo giudizio sulla struttura. Beh, ci troviamo in un nuovo frantoio, a quanto vedo, con tecnologie a doppia fase, quindi un ottimo frantoio che garantisce sicuramente qualità del prodotto finito e quindi dell'olio. Ma che dire, è un bel frantoio questo qua della ditta Grassa Batiello. Nasce nel comune di Durazzano, un piccolo comune della provincia di Benevento, caratterizzato da oliveti secolari, e a fianco del socio dell'Unci Agroalimentare nello sviluppo dei prodotti e della promozione dell'intera provincia di Benevento. Quindi noi come agronomi insieme all'Unci siamo vicini al mondo agricolo, appunto per cercare di promuovere, valorizzare e sviluppare le numerose eccellenze che esprime questa bella provincia. Stiamo per lasciare il frantoio, prima di lasciarlo diremo qualcosa. Un saluto ai vostri clienti, facciamo. Allora, un saluto a tutti i nostri clienti che ci hanno reso quello che siamo. Bene, questo è un bel augurio. Però abbiamo un altro dell'Unci Agroalimentare, il regionale, Ciro Iengo, che oltre a fare tante cose gli piace fare il regista televisivo, quindi ha creato anche qui un momento d'insieme. Io ho letto subito insieme a tutti quanti voi questa bellissima frase lunga scritta da Pablo Neruda. È quanto dire, apre questa frase: non soltanto il vino canta, anche l'olio canta, vive in noi con la sua luce, per cui noi brindiamo come si brinda per il vino con la famiglia di questo meraviglioso frantoio, e vi prego di prendere il pane, tozziamo pane e pane
la prossima volta tozziamo insieme anche al vino. Questo è l'augurio per questa grande famiglia che dalla terra ci fa stare bene attraverso il suo olio. Cin cin. Cin cin. Pom pom. Siamo nel frantoio Diglio. Presidente, ci presenti questo frantoio? Sì, questo è il frantoio, il secondo frantoio di Durazzano. Non secondo perché c'è un primo e un secondo, ma perché siamo andati prima uno e ora all'altro frantoio, per meglio dire. Ma è una lunga tradizione, una lunga storia che viene dal papà. Il figlio, come ancora una volta un giovane che ritorna alle tradizioni, all'origine, e la valorizzazione del territorio attraverso il prodotto che loro fanno sia di produzione proprio che produzione conto terzi. Quindi è un frantoio che lavora con il proprio e col conto terzi. Ancora un giovane, ancora una volta un'eccellenza di Durazzano, Salvatore Diglio, che ha messo su con impegno e con fatica questo suo laboratorio, questo frantoio, e sta dando i suoi frutti. Molto va a New York, va in America, vorremmo invece che molto rimanesse in Italia del suo prodotto. Fa un olio particolare, lo spiegherà ora lui. Salvatore, benvenuto nella nostra trasmissione. Ti vedo con una bottiglia, quindi con il frutto del tuo lavoro. Sì, sì, come diceva Gennaro, la nostra è un'attività di famiglia da parecchi anni, dagli anni 20 che la nostra famiglia... Di terza generazione. Esattamente. Ho continuato l'attività di mio padre, io ero un impiegato, lavoravo come ragioniere in un'azienda. Ho deciso di continuare questa attività cercando di portare delle cose nuove, e così abbiamo iniziato l'imbottigliamento dell'olio di produzione propria, e a questo si è aggiunto poi una produzione così per divertimento inizialmente, adesso è diventata una cosa molto interessante di oli aromatizzati. Facciamo insomma oli al limone, peperoncino, rosmarino, e c'è possibilità di fare altri in futuro. Allora, questa richiesta ti viene da un mercato degli chef o proprio dal mercato della massaia comune? Entrambi, abbiamo una vendita diciamo diretta a privati che gradiscono questo tipo di olio, perché qui a Durazzano facciamo un olio abbastanza dolce che è gradito alla, diciamo, alla maggioranza dei consumatori, cioè le massaie diciamo. C'è poi una produzione un po' più di qualità che viene destinata invece al mercato estero, ci sono degli importatori che cercano prodotti di qualità e mandiamo questi oli sia negli Stati Uniti, ma in maniera particolare in Svezia, nei paesi scandinavi, dove c'è un progetto molto interessante. Stiamo entrando anche nella grande distribuzione ed è qualcosa insomma che ci sta dando soddisfazioni. I mercati a cui questo olio riesce a raggiungere? Sì, abbiamo un mercato nazionale a livello locale dove vengono insomma persone privati, massaie a comprare un olio e gradiscono il nostro olio che ha un fruttato più dolce, quindi abbiamo una produzione di qualità con delle varietà che danno un olio più dolce, e poi abbiamo altre varietà selezionate che danno un olio un pochino più fruttato, più amaro, più piccante, e questo olio viene destinato invece al mercato estero che cerca questi tipi di prodotti, e abbiamo insomma dei clienti sia negli Stati Uniti che negli paesi scandinavi che gradiscono insomma. Il nostro piacere invece sapete qual è? Che queste ricchezze rimangano in Campania o in Italia, perché questo non è solo olio ma è frutto di un progetto, è frutto di terra, è frutto di lavoro, quindi noi speriamo che lei all'estero non manca più una goccia d'olio, che vengano nella sua azienda a comprarlo. Grazie. Beh, allora noi abbiamo una manifestazione, diciamo regina, che siamo insieme all'Unce Agroalimentare stiamo realizzando dal 2015. Sulla scorta di, come dire, richiamando un po' quello che è stato l'Expo che si è svolto nel 2015 proprio a Milano, abbiamo ideato questo format che aveva come nome Durazzano Expone e che aveva come obiettivo quello di valorizzare le produzioni enogastronomiche ed artistiche locali.
e artigianali, locali, non solo artistiche. In questo abbiamo per l'appunto, ripeto, trovato un ottimo, come ottimo partner l'Unci Agroalimentare del presidente Gennaro Scogliamiglio. E allo stesso tempo però poi questa manifestazione si è evoluta e dall'anno scorso abbiamo dato vita ad un'iniziativa un po' di più ampio raggio che prende il nome di Festival di Paesaggio, il quale per l'appunto non tratta soltanto della valorizzazione dei prodotti che sono paesaggio, che noi possiamo tranquillamente mangiare, ecco, se così possiamo dire, ma che ha anche altri obiettivi. Quello cioè di creare un luogo di confronto sulla gestione del paesaggio, su quella che è la sua valorizzazione anche in termini di manutenzione, visti anche gli ultimi eventi purtroppo calamitosi che hanno provocato in Sicilia qualche morto, e di conseguenza creare un contenitore che possa, o comunque un format che possa essere anche di indirizzo verso gli amministratori locali. Tant'è, non è un caso che cito gli amministratori locali, perché sempre da quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo creato anche una summer school nella quale vengono per l'appunto ospitati qui a Durazzano gli amministratori, giovani amministratori, grazie alla collaborazione che si è realizzata con un altro ente importante che è l'ANCI Giovani Campania della presidentessa Regina Milo. Creiamo per l'appunto dei momenti di incontro e di confronto tra amministratori e tra coloro che si trovano a gestire il territorio, a gestire quindi anche la valorizzazione dei prodotti non solo tipici ma delle produzioni enogastronomiche. Allora, un motivo per venire a Durazzano è sicuramente, io lo dico sempre, la nostra ospitalità. Quindi abbiamo, oltre che qualcosa che condividiamo con tutti i piccoli centri dell'entroterre, cioè una vita meno stressante rispetto a quella della città, però noi abbiamo un patrimonio immateriale rappresentato dalla nostra capacità di riuscire ad accogliere le persone e farle sentire a casa propria. Poi abbiamo questa capacità di riuscire, come dire, anche ad offrire un prodotto molto salutare. Infatti si vede che le conduzioni aziendali agricole non sono diciamo di natura, come dire, industriale, ma sono per l'appunto familiare. Lo abbiamo visto anche nella visita dei due oleifici, e lì c'era tutta la famiglia che lavorava, cioè dalla mamma, la nonna, fino anche alle figlie, che poi servono, soprattutto le nuove generazioni, servono per riuscire ad affrontare quella che poi è la sfida dell'internazionalizzazione. Una realtà quindi Durazzano che deve essere per forza visitata, anche per la sua vicinanza con i luoghi più attraenti, che possono essere per l'appunto Sant'Agata dei Godi, con un centro storico che sicuramente è importante che tutti conoscono. Visitare Durazzano è un motivo per venire a Durazzano, è anche un motivo per conoscere la storia della Reggia di Caserta. Infatti per Durazzano passa uno dei tre ponti che rappresentano visivamente quello che è l'acquedotto Carolino, un importante diciamo strumento, o comunque un'importante opera dell'architetto Vanvitelli. Visitare Durazzano significa venire a contatto anche con quella che è un po' la storia medievale. C'è un castello a quattro torri. Visitare Durazzano significa anche riuscire a verificare nel tempo, e forse anche fisicamente verificare, quello che è stato lo scontro tra potere spirituale e potere temporale, perché ad esempio noi abbiamo due centri storici che sono nati, l'uno intorno ad un castello medievale, l'altro intorno ad una chiesa, e sappiamo nel passato quello che, diciamo, c'è stato in termini di scontro tra chiesa e diciamo e potere come dire non divino, potere materiale, sì, e di conseguenza potere laico, e di conseguenza visitare Durazzano significa rivisitare anche come questo scontro ha influenzato la costruzione e la nascita di un paese o di una piccola comunità. Siamo a Dolce e Salato, siamo qui con uno chef che anche lui è di Durazzano, sì, quindi sì. Abbiamo fatto tutto made in Durazzano oggi, ma sicuramente è un modo per giocare. Invece quello che è una cosa molto più seria è quello che ci stai preparando ora, è un piatto dove abbiamo l'esaltazione dell'olio. Sì, è un piatto della tradizione, perché stiamo trattando tutti i prodotti poveri e del territorio e della stagionalità, quindi un buon olio non fa altro che accentuare tutti quelli che sono i gusti dei prodotti del nostro territorio e aiuta a dare un plus al nostro piatto, a dare un livello superiore al nostro piatto. Allora, partiamo con questa ricetta. Allora, questa ricetta funziona in questo modo: abbiamo cotto i nostri cereali e legumi,
abbiamo preparato un brodo vegetale, abbiamo fatto un frullato di funghi porcini e abbiamo cotto sottovuoto tutte le verdure di stagione, quindi tutti i cavolfiori, broccoli, tutto ciò che è radice, tutto quello che nel periodo invernale ci può dare un po' di colore. Bene. Allora, possiamo cominciare. Ok, innanzitutto riscaldiamo sia il brodo che le verdure. Quindi stanno riscaldando. Stanno riscaldando. Nel frattempo apriamo le nostre verdure cotte a vapore, le apriamo in una placca. Perché si cuociono a vapore e si mantengono così? Allora, questa è una cottura a bassa temperatura e sotto vuoto. Facciamo questo tipo di cottura per conservare il colore e le sostanze nutritive, perché non c'è un'osmosi, quindi uno scambio di sostanze tra quello che può essere il brodo e la verdura stessa. Dopo ci fai il piacere di farci vedere come si cuoce una verdura a vapore? Sì, non c'è problema. Naturalmente i grandi chef mi devono spiegare perché le quantità sono sempre ridotte. No, in realtà dovevamo preparare un solo piatto, quindi di conseguenza abbiamo preparato le quantità che ci potevano servire. Minimale, sì, insomma, va bene. Solo per il piatto, non nient'altro. Allora, noi cominciamo a stendere Un po' di crema. In questo momento che stiamo facendo? Sto mettendo un po' di crema di porcini intorno al piatto per dare forma al piatto. Ok, questa crema di porcini ci serve per dare un po' di sapore del bosco, di bosco. Poi, fatto questo, sposto il mio anello e incomincio a montare tutte le verdure che abbiamo cotto a bassa temperatura. Aggiungiamo una cucchiaiata di... Sì, grazie. Ecco qua, questi sono tutti i nostri legumi e cereali. Il problema della televisione è che non vi arriva questo profumo di prodotti eccezionali. Mi fa piacere che ci si senta un buon profumo. In realtà a noi questo serve, la cottura sotto vuoto ci serve apposta per questo, per conservare e mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche di questi prodotti. Questi gialli che sono? Sono proprio pomodorini gialli. Quelli del pennolo o una qualità particolare? Non ciliegina giallo, in realtà è un pomodoro, pomodoro, cioè in origine i pomodori erano tutti gialli, quando sono stati scoperti in America, diciamo. Quindi il pomodoro giallo è il ritorno all'origine? Sì, perché in realtà quando è stato scoperto, da questo deriva pomodoro. Voglio dire, questa era l'origine del pomodoro. Poi abbiamo messo un po' di cavolo, un po' di broccoli e stiamo mettendo... È bello come in cucina funziona tutto. Qua abbiamo l'assistente, qual è il suo nome? Ottavia. Ottavia, complimenti, vedo che avete una bella sinergia. Sì, ormai con Ottavia sono più di 2 anni che collaborava insieme a noi alla Dolce Salato. È una ragazza che ha volontà ed è pronta a sacrificarsi, perché oggi nel nostro lavoro ciò che importa è la volontà di sacrificarsi, perché le capacità si apprendono quotidianamente in ogni grande struttura. Il sacrificio è una cosa che o si ha la capacità... Non si ha, no, è proprio una cosa che è importante, perché poi un ragazzo solo con il sacrificio riesce a mettersi in mostra, perché senza di esso... Non si arriva da nessuna parte. No, questo è quello che mi hanno passato e quello che cerco di passare ai miei discenti. Anche perché le più belle feste vengono fatte in cucina. Sì, diciamo di sì. Ossia, alla fine si può festeggiare quando è finita la serata o la giornata. Sì, ma soprattutto quando si è fatto un lavoro e si è orgogliosi del lavoro che si è portato a termine, non c'è cosa più bella da... In questo piatto c'è tutta la campagna che ci circonda, sia tutte le cose belle che in campagna si producono. Ma in realtà io penso che questo sia un piatto della tradizione, perché è un piatto povero e noi lo stiamo rendendo importante con dei tagli, con dei colori, con un modo di impiattare. Niente,
nessuna verdura speciale, niente di nessun effetto speciale. L'unico effetto che abbiamo sono gli effetti della natura. È la natura che la riportiamo nel piatto. Sì, e hanno anche dei sapori completamente diversi. Che erbe? Allora, questo è un germoglio di basilico. La differenza tra il germoglio e il basilico grande che noi vediamo sempre qual è? In realtà i germogli sono piantine che hanno poche decine di giorni, nient'altro. Sono proprio l'essenza della pianta stessa. Questi sono dei germogli di aglio. E questi? Allora, questi sono, fanno parte del Sakuri Mix, che sono tutti i germogli che ci arrivano dall'Oriente. Bene. Ora abbiamo un altro trattamento, vedete? Sì, adesso abbiamo un brodo vegetale, sì, grazie, che servirà per completare la zuppa. Noi abbiamo preparato la parte solida della zuppa e adesso con questa brocchetta offriremo la possibilità al nostro commensale di decidere lui la quantità di brodo da mettere all'interno del piatto. Ok. Versiamo il nostro brodo e abbiamo creato la nostra zuppetta di legumi e cereali con tutto i broccoli e l'olio. Adesso lo metto. Anche questo olio i nostri amici di questa puntata l'hanno visto proprio produrre. Siamo partiti dalle olive. Bellissimo. E poi per arrivare qua al prodotto finito. Se riusciamo a aprirlo. Sempre da Grasso, come si chiama l'azienda? Batillo. Ecco il tocco magico dell'olio. Perfetto. Allora, chef, grazie, passo un attimo alla nostra sommelier. Io sono Gianna, buongiorno. Il vino che abbiamo abbinato a questo piatto, continuiamo diciamo, sulla stessa linea d'onda e quindi abbiamo abbinato una falanghina che praticamente è l'oro, è il vino d'oro, è una falanghina del nostro territorio, Cantine Tora, noi siamo, è una falanghina di Torre Cuso e abbiamo fatto una scelta. Quindi la falanghina beneventana, esatto? Beneventana, sì, abbiamo fatto una scelta di una vendemmia tardiva che ha una struttura interessante che può sostenere quelli che sono i legumi del piatto ma anche gli altri ortaggi e ma senza andare a, diciamo, a rovinare quella che è la delicatezza della bassa cottura delle verdure che lo chef ci ha proposto. Quindi un matrimonio ideale. Ideale. Perfetto. Dopo passiamo al brindisi finale. Voglio un attimo il nostro tecnico. Allora, eravamo partiti dalle olive, da questo ambientamento, ora siamo qua nella realizzazione, il suo giudizio. È un giudizio più che eccellente, ho apprezzato l'abbinamento del vino, che una falanghina raccolta diciamo più là nel tempo ci dà un colore molto più accentuato e quindi sposa benissimo, quasi come un vino rosso sugli ortaggi, perché abbinare un vino bianco a un piatto del genere ci vuole coraggio, una scelta ottimale, devo complimentarmi. Grazie della sua presenza, vorrei concludere con il presidente dell'Ungi Agroalimentare, io non me lo devo mai dimenticare questa sigla, anche perché noi abbiamo fatto questo connubio Campania Felix, vediamo che giustamente il regista Peppe Valente ci richiama e ha ragione, se vi accostate in modo che venite accostate, siamo tutti insieme, è sempre un piacere. Allora, facciamo presidente, siamo, va bene, al di là della foto vorremmo la conclusione e il saluto. Allora, questa giornata ci ha visto interpreti e di una qualità dell'eccellenza di una provincia campana quale Benevento. Abbiamo scelto Durazzano dove siamo partiti dalla produzione primaria, quindi dalla terra, per arrivare a ciò che è il prodotto finale, il piatto, grazie allo chef, grazie alla nostra sommelier di Durazzano, anche loro, come le aziende che hanno fatto l'olio, come i prodotti forse della terra che vengono direttamente dagli orti di Durazzano. E io mi sento di dire grazie Durazzano e grazie a Pasquale, il nostro amico. Grazie a voi.
e veramente è stata un'impresa poter portare a termine questa prima fotografia del nostro territorio. Mi auguro per le prossime di averne ancora altre. Grazie. Io ringrazio voi, ringrazio tutti e appuntamento alla prossima puntata. Grazie.